E no, non ce la faccio proprio più. Eppure questo è quello che succede al nostro corpo durante tutta la giornata. Purtroppo lo stress, l'ansia, le nevrosi, ahimè, anche la depressione ci portano a respirare in maniera impropria. E allora respiriamo male? No, io direi che non respiriamo affatto, perché una respirazione eseguita prendendo solamente aria senza preoccuparci di buttarla fuori è sicuramente la respirazione più sbagliata che possiamo adottare. Dobbiamo usare la bocca, dobbiamo usare il naso. Io direi che intanto cominciamo a modificare i tempi della respirazione. Facciamo in modo che la tempistica della ispirazione sia il doppio di quanto è stata la inspirazione. Siamo talmente abituati che per ogni cosa, per ogni problema esiste una pillolina magica che ci dimentichiamo di quanto il nostro corpo sia una risorsa quasi infinita di sistemi di autoguarigione. Una di queste è la respirazione. Per cui quando ci troviamo di fronte a periodi stressanti, a periodi brutti, possiamo far leva sul nostro sistema respiratorio e fare in modo che esso ci venga in aiuto. Non occorre tanto, bastano 10 minuti al giorno. Come dici? Non hai 10 minuti al giorno? Beh, una buona notizia per te. La respirazione non richiede né un tempo né un luogo, richiede la volontà di volerlo fare, la volontà di cominciare a stare veramente bene. La respirazione corretta ti può portare veramente verso uno stato di benessere che neanche pensi. Con la respirazione riuscirai ad ovviare a molti dei tuoi problemi facendo solo dei semplici esercizi. Pertanto, al di là dei miei insegnamenti, ti consiglio due libri per il mese di settembre. Il primo, molto molto semplice, si chiama Respira che ti passa. È un libro poco tecnico, un libro che ti darà la soluzione respiratoria per ogni problema che incontrerai durante la giornata. È un libro molto molto pratico. Il secondo libro, un pochino più tecnico, si chiama Il Respiro, il libro del grande Federico Mana. Ti darà delle nozioni anche teoriche, ti farà capire delle cose che ignori, ma anche in questo libro ci saranno delle nozioni fondamentali. Cominciamo a leggere insieme, cominciamo a leggere per il mese di settembre e cominciamo a gestire il nostro corpo per quanto riguarda tutto il sistema respiratorio. E ricordiamoci che l'aria e l'acqua sono i due elementi vitali per quanto riguarda il nostro corpo umano. Se ne togliamo uno, se solo ignoriamo l'aspetto di uno solo di questi due elementi, sarà difficile che qualsiasi intervento facciamo sul nostro corpo potrà portare beneficio.